Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o benvenuti tutti quanti sul mio canale, ben ritornati, non lo so, ben ritornati anche da parte mia per voi o per voi per me, perché veramente ragazzi, avevo già anticipato un altro video, sto alle pezze, perché non voglio rubarvi tanto tempo per dirvelo, però avevo già detto che sono molto molto malato, non so il motivo. Sinceramente io soffro annualmente di un'allergia che piglia e mi distrugge. A volte mi viene febbre, a volte mi viene il naso che non respiro, ho la gola, insomma sono vivo e come posso cerco di portarvi dei video. Volevo portare un video 3 giorni fa ma la telecamera si è rotta. Vedete, tutte a me succedono, porcaccia. Vabbè, lasciamo stare. Allora, lasciando questo, vi ho spiegato quello che è successo, vabbè, quindi sapete già. Oggi, ragazzi, vedremo il mio armadietto di Fortnite. Me l'avete chiesto in tanti nei commenti, dato che comunque mi avete detto Omega, vogliamo vedere l'armadietto di Fortnite, portaci l'armadietto di Fortnite, vogliamo vedere le skin che hai. Premesso che, ragazzi, ho 2 account, uno dove ho shoppato il Cristo, l'altro che è quello dove uso le skin rare, è un account che appunto mi è stato regalato. Ora vi andrò appunto a spiegare la storia che c'è dietro questo fantastico account e le loro skin. Quindi mi raccomando, un bellissimo mi piace, un commentone, iscrivetevi subito al canale per non perdere i prossimi video. Spero di stare meglio con l'arrivo della primavera, se patane, adesso tutti gli alberi in fiore, mi vedete che mi esplode la testa. Vabbè, quindi detto questo, passiamo al video. Bene ragazzi, eccoci, questo è praticamente un video che stavate attendendo, penso in 10.000, 100.000, non lo so. Eccoci qua, l'account, questo famosissimo account, tanto criticato, acclamato e invidiato da molte persone, amici, fan e tanti altri. Ora andremo a spiegare perché e ci faremo anche una bella partita dopo che abbiamo spiegato tutto quanto. Io vorrei iniziare col partire, col dirvi che questo account, che si chiama attualmente XYZ-Omega, e colgo anche l'occasione in questo video per dirvelo, è l'account del clan ufficiale. E tutti coloro, ho preso questa decisione perché troppi provini da fare, troppa gente, troppe persone. Tutti coloro che vogliono e avranno l'onore e il piacere di portare questo nome, ragazzi, potranno mettere XYZ- e scrivere il loro nome. Insomma, potete portare il nome del clan in tutte le lobby di Fortnite dove vi pare, senza dover fare provini e senza dover fare niente. Insomma, ho deciso di creare, più che altro trasformare il clan privato in un clan aperto, dove tutti possono entrare, anche chi non sa giocare, però vabbè, diciamocelo ragazzi, poi uno si vede se sa giocare o non sa giocare, di creare questo clan aperto. Quindi prego, da adesso potete tutti cambiare il vostro nome di Epic Games, scrivere XYZ- scrivere il nome che volete, appunto, in un clan aperto dove il capoclan rimango sempre comunque io, a XYZ- come vedete là sopra, e potete giocare insieme a me, sia come clan, sia se vi va di giocare, che se non volete cambiare nome, ragazzi, io ve l'ho detto, cioè ho colto questo video per dirvi che comunque è una cosa aperta. Allora, detto questo, io direi di andare a vedere l'armadietto. Ci terrei a dire una cosa, questo account mi è stato regalato da un fan misterioso. Quando ho fatto 300.000 iscritti, quindi un po' di tempo fa, un fan ha voluto, diciamo, ringraziarmi, che poi alla fine dovevo ringraziare io lui. Insomma, è stato talmente felice che io avevo raggiunto questo traguardo che mi ha voluto regalare questo account, che in realtà era della Xbox, non mi ricordo cosa, però era dell'Xbox. Su PS4 non funzionava fino a poco tempo fa e quindi ho deciso di mettere su PC. Quindi questo account mi è stato regalato, non è mio, non l'ho comprato, non l'ho rubato, niente, mi è stato regalato da un ragazzino che tanto non mi ricordo manco il nome, ci si chiamava Alessandro. Il problema è che adesso è sparito, non si sa che fine ha fatto. Vabbè, detto questo, grazie Alessandro se stai guardando questo video, grazie ancora. Perché questo account, a dire degli altri, cioè molti pensano che valga veramente tanto. C'è gente addirittura, ragazzi, che dice che questo account, questo che ho io, vale 5.000 euro, che è quello che vi interessa a voi, monellacci. Allora, il Cavaliere Nero, leggendario, skin leggendaria, già la conoscete. Il John Wick, il mio editore, che fanno già parte di Season 2/3, non mi ricordo adesso esattamente. Qui abbiamo il Viaggiatore Oscuro, che fa parte della Season 1 o 2. Vabbè, ora facciamo 1 o 2. Poi ci sono delle skin comprate, la Gente Elite e la Gente Ribelle. Poi c'è il Camminatore Lunare, che fa sempre parte della Season 1/2. E qua iniziano i guai. Inizia la Milit Ghoul, ovvero
quella che piace a tutti quanti, la Cool Trooper. La Cool Trooper, ragazzi, è uscita una volta sola nello store, prima della stagione 1, cioè la volta, cioè un anno fa praticamente, quando è stato Halloween per la prima volta e Fortnite esisteva. Quindi praticamente nel 2017, se non ricordo male, Halloween 2017, uscì la Milit Ghoul e uscì Ghoul Trooper e Skull Trooper, queste due versioni qua, di cui questa, ragazzi, scordatela, sognatevela, non uscirà mai più, assolutamente. Mentre il Milit Teschio è stato richiesto da tante persone, quindi penso che l'abbiano voluto rimettere appunto nello shop, tra cui chi l'aveva prima hanno aggiunto la colorazione viola, perché il bagliore verde lo avete tutti, il bagliore viola no, ce l'ho solo io e altri che avevano il teschio già da prima. Detto questo, la combinazione già di queste due skin supera un valore che non vi immaginate. Vabbè, andiamo avanti. Poi c'è il Signore della Ruggine. Insomma, ci sono skin comprate: Epica, Specialista della Scintilla, Specialista di Missione, fa parte sempre della Season 1 o 2. E la skin più rara del gioco, l'Incursore Rinnegato, o la tanto acclamata Renegade Rider. Perché questa skin è la più rara del gioco? Più addirittura del tizio vestito da pescaiolo, che adesso non mi viene in mente. La Recon Expert, se non mi ricordo male, era un'altra. Perché è la più rara del gioco? Allora, io la considero la più rara del gioco non perché ha la rarità, cioè è rara come skin, non è tipo epica o non è tipo leggendaria come il Mietitore, come il Viaggiatore Oscuro. Perché ha un outfit molto particolare, che è quello da viaggiatore, che a me piace tantissimo e che alla gente è piaciuta tantissimo, più addirittura della Recon Expert e più della skin che costa 400 euro, quella che regalavano se compravi la PS4. L'agglomerato di Incursore Rinnegato, Ghoul Trooper e Skull Trooper, ragazzi, crea un account da 5.000 euro. Solo il Milit Ghoul, solo il Milit Teschio e solo l'Incursore Rinnegato a testa vanno dai 500 ai 700 euro. Facciamo una media di 700 euro, 700 per 3 sono 2100 euro. Questi 2100 euro, ragazzi, comunque vanno sommati di tutte le skin rare che ci sono, il Cavaliere Nero comprato o no, il Mietitore comprato o no, tutte le altre skin comprate insieme. Poi vabbè, abbiamo il Carburo, che non so che fine abbia fatto l'Omega, forse non ce l'ha fatto a sbloccarlo, il Magnus, il Valore, Dutter Hawk, la Canaglia, Caposquadra, Tecnica, Zoe, vabbè, quelle del pass le conoscete, e poi c'è anche quella del pass 1-2, il Cavaliere Reale, che viene decisa anche rara, Specialista di Ricognitore, questa mi piace anche tanto, e la Milita Assalto. Queste, ragazzi, solamente queste, che tra l'altro ora hanno messo anche la specialità, cambiano gli occhiali e cambia il busto in parte, non so se lo vedete, ma hanno messo lo stile a scacchi, che è molto figo, e io me lo salvo, me lo tengo così. Allora, voi pensate, solo queste tre skin valgono 700 euro l'una, più o meno. E messe, cioè, quello che voglio far capire io è, non è la rarità della skin stessa, è trovare tre skin così in un unico account, è veramente impossibile. Cioè, ve lo giuro, io ho amici americani e spagnoli che vogliono comprarsi il mio account per 3.000-4.000 dollari e io ho detto di no, perché è un account raro. Poi vabbè, abbiamo tutti i dorsi decorativi, quelli ovviamente legati alle skin, vedete, c'è lo scudo del Cavaliere Nero e ci sono quelle dei pass, il portale. Mentre poi andiamo ai picconi, che comunque non sono rarissimi, però c'è il piccone degli ACDC, che è molto raro, mi hanno detto, veramente molto bello da trovare. Il secondo più affidabile è la Valle della Morte, sono i picconi rari di questo account, che comunque aggiunti alle skin fanno veramente una bella cosa. Poi ci sono tutti quelli, come potete vedere, delle season passate. C'era la Falce, che è il Mietitore, che era molto rara. Ecco, tra l'altro c'era il Mietitore che andava benissimo con Ghoul Trooper e Skull Trooper, poi è uscito nello shop e si è sputtanato. Vabbè, poi le scie sono, non penso vi interessi, non siano rilevanti, perché irrilevanti, scusate, perché alla fine quelle sono quelle dello shop e quelle dei pass. Bene, io direi che questo è tutto. E a mio vantaggio ci terrei a farvi notare anche i balli più rari, che ormai non ci sono più da un bel po' di tempo, tra cui iniziamo a vederli dall'inizio. Il robot, che è la cosa, secondo me, il ballo più figo, veramente, il ballo più figo. Poi abbiamo il Cavalca il Pony, che penso non sia uscito più, il Confuso, che non è uscito più, la Dab, che sì, è uscita, vabbè, questo passi fanno parte dei pass, il Serpente, che non lo vedo nello shop da tanto tempo, Migliori Amici, che è uno dei balli in primis che è uscito, e la Spazzolata, che è il mio ballo preferito, lo ammetto,
che riposa in pace, non c'è più nello shop da un po' di tempo, a meno che non lo sia perso, però questi pali penso, anche il sia un perdente, che non siano più usciti totalmente da nessuna parte. E quindi a questo punto ci porta a spiegare come l'account valga 5.000 euro. E secondo me, ragazzi, veramente inizio a pensare che rivalga dai, guardate, 3.700-5.000, veramente, perché è pieno di cose, di oggetti rari in sé per sé, che comunque, come potete vedere, valgono veramente tanto. Cioè, agglomerati tutti quanti in un unico account, fanno veramente, cioè, un account signore. Cioè, vedete, trovate un account del genere. Detto, ci sono amici miei americani e spagnoli che non riescono a trovarlo. Bene, ragazzi, quindi dopo aver analizzato il mio account principale, se vogliamo chiamarlo così, anche se non è il mio account principale, però voglio dire, è l'account con cui gioco, perché l'altro dove ho shoppato sarebbe inutile farvi vedere, sono tutte skin praticamente comprate che già conoscete. Vabbè, anche qui ce n'erano alcune comprate, però in molti mi avete chiesto: Omega, vogliamo vedere il tuo armadietto, che skin hai, quali skin rare hai. Cioè, ragazzi, io sfido Stepney, Anima, Gabbo, Power, tutti quanti, chi cazzo vi pare, a trovare un account così, perché non ce l'hanno, perché è l'unico, penso, in Europa. Cioè, ma non ad avere solo queste skin, perché loro non ce le hanno. Manco Ciccio Gamer, che gioca da tanto, magari avrà solo il Teschio, avrà solo il Milit Teschio. Ho detto, sfido tutti gli youtuber a trovare un account del genere, perché veramente, e se lo trovano gli stringo una mano, gli faccio i complimenti, perché veramente voi non avete l'idea di quanto sia raro trovare un account così, e di quanto io comunque sia grato umilmente a quel ragazzo che me l'abbia regalato per i 300.000 iscritti. Si trova, non lo troverete mai nella vostra vita. Penso che comunque l'account si meriti un bel mi piace al video, quindi ragazzi, se non avete messo ancora mi piace al video, mi raccomando, sfollicciate il video assolutissimamente, perché voglio dire, vi ho fatto vedere una cosa che non potete vedere da nessuno youtuber di 1 milione di iscritti, 3 milioni, 50 miliardi, 100.000 iscritti, dal più bravo in Italia, in Europa. Cioè, sono cose che, come vi ho detto, se estranei, non italiani, sono venuti a chiedervelo di comprarselo, beh, voglio dire, un motivo apparente ci dovrà pure essere. Dai, ho finito le munizioni, non si può giocare così. Ragazzi, io vi lascio allora, prima che muoio, prima che schiatto. Non ci sono munizioni, non c'è niente. Oh, c'è un pompa. Quindi, se il video vi è piaciuto, io invito a mettere un bellissimo mi piace. Jack Pannocchia, pia testa pannocchia. Beh, vabbè, va, lasciamo stare. Io invito comunque a mettere tutti quanti il tag XYZ, a fare parte del mio clan che è aperto, quindi chi vuole può venire a giocare con me. Vedete, tutto quello che avete ormai senza provi, niente che lo diciamo, tanto è aperto il clan. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per stati anche con me in questo video. Vi ricordo, in descrizione trovate il mio Instagram per essere aggiornati sempre sui miei prossimi outfit, quindi mi raccomando, vi invito a seguirmi. Detto questo, noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Grazie per stati anche con me quest'oggi, nonostante sia mezzo malato, e ci becchiamo alla prossima. Ciao!